Bene, allora quindi partita difficile del Milan con l'Empoli, ma partita non facile anche dell'Inter col Torino, Tiziano. Scusami, Elio. Direi proprio di sì. Torino, fra l'altro, sta andando, non sta andando male. Decimo in classifica. Sta facendo e gioca anche in bene. In fiducia. E gioca bene. Oggi ho sentito... Senza Belotti sì. Ho sentito... Beh, è un grande vantaggio per il Torino senza Belotti. Io Belotti me ne sarei già liberato qualche anno fa. Quindi non sei tra quelli che dice speriamo che Belotti, la quarta punta dell'Inter, possa essere Belotti? No, assolutamente. Belotti è proprio un giocatore che a me non piace. Già mi piaceva poco Icardi. Quindi quando vabbè, ma allora, qual è il giocatore che ti piace? Beh, Dzeko mi piace. Non mi piace tanto Lautaro. Mi piaceva molto, molto Lukaku. Quello sì, mi piaceva. Tipico centravanti di... C'è un giocatore, secondo me, che sarebbe l'ideale per l'Inter. Dimmi. Vlahovic. È capace di fare tutto. Beh, Vlahovic sì, sì. Credo che sarebbe oltre, ideale per qualunque squadra. Oltre al numero squadra. Di gol è anche un giocatore che gioca per i compagni, per l'attacco, eccetera. Fortissimo, no, ma se non è da escludere che entri in concorrenza anche l'Inter su Vlahovic... Se va via a giugno, soprattutto per questo cambio societario. Voi dite che per questo Marotta ha detto io spero che Vlahovic resti fino a giugno e che la Fiorentina non si faccia prendere dalle decisioni improvvise? Esatto. Loro a giugno l'Inter può entrare in corsa, a gennaio l'Inter non ce la fa, non no, è possibile. Adesso non ancora. Però Vlahovic sarebbe l'investimento. Questo però potrebbe essere un motivo per la Juventus per accelerare. Sì, sì. Però la Fiorentina non te lo dà. Beh, la Fiorentina ha paura di perderlo a una cifra bassa a giugno. È più il giocatore che vuole aspettare giugno, perché si è convinto, a parte il fatto che dice che vuole finire questa stagione alla grande nella Fiorentina, ma si è convinto, ha ragione, che a giugno può monetizzare meglio la sua posizione. Certo. Perché il contratto in scadenza dopo un anno può quasi, tra virgolette, diventare... Cioè, se tu dovessi dire a questo momento, lasciamo perdere se è a gennaio o a giugno, ma in questo momento Vlahovic parte, vedi avvantaggiata la Juventus o l'Inter o qualcun'altra? Io credo nessuna delle due. Io in questo momento io penso che la Juve ci stia provando, in questo momento la Juve ci sta provando, l'Inter secondo me aspetta a provarci. Ho già provato. E non è riuscita. No, per me l'Inter aspetta a provarci, l'Inter si deve liberare davanti comunque a quattro calciatori che comunque hanno un peso anche economico, anche d'ingaggio. L'Inter non è una società. Beh, però una a giugno si libera sicuramente, che è Sanchez. Sì, vabbè, è Sanchez, è vero. Io credo che loro possano anche andare con decisione su Vlahovic, soprattutto se dovessero cedere Lautaro, per esempio. O cedere la società. Ma già ceduta, è ceduta. Tu sei straconvinto che è già ceduta? Sì, per quello che so io sì. Quindi tu ci stai dicendo che dopo Natale, a gennaio, arriverà, cambieranno la pittografia, cioè si passerà dagli ideogrammi cinesi al corsivo al contrario arabo. Sei sicuro? Sei convinto? Sì. Allora io sai che ti dico, sul momento dell'Inter, andiamo a sentire che ne pensa Inzaghi, così vediamo un po' se l'ottimismo che hai te lo ha anche Inzaghi. Sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo, insomma, titolo d'inverno, ma sappiamo che questo non finisce nell'Albo d'Oro, quindi siamo contenti, una bella sensazione, ma deve essere uno stimolo per farci dare ancora di più. Siamo in un bel momento, i ragazzi sono tutti coinvolti, abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre molto bene, nonostante le tantissime partite che abbiamo avuto, ma come ti ho detto prima, stiamo facendo bene, siamo contenti, ma sappiamo che la nostra strada e il nostro percorso sono ancora molto lunghi. Abbiamo visto, insomma, in queste prime 18 partite di campionato che i vertici della classifica sono cambiati velocemente. Noi siamo in linea con quello che ci aveva chiesto la società, che era
di ritornare agli ottavi, di mantenere le prime quattro posizioni in campionato, quindi siamo contenti, la squadra sta lavorando molto bene e come ho detto prima anche per il titolo d'inverno è uno stimolo per farci continuare su questa strada sapendo che le insidie e le avversarie sono sempre tante. Allora, molto ottimista, ci manca che ci parla di Babbo Natale, sì, dei pacchi regalo e di siamo tutti più buoni e poi è perfetto per il giorno di Natale, Inzaghi. Beh, questo è il suo modo di proporsi, lo ha fatto alla Lazio quando le cose magari anche andavano non bene, quando magari c'erano dei problemi con lo Tito, quando, perché alla Lazio le polemiche, visto anche oggi, due, tre polemiche, non sono mai mancate e lui ha sempre incassato tutto con grande aplomb, per cui figurati ora che in una società più strutturata le cose vanno meravigliosamente bene, non avrebbe veramente un motivo per avere un comportamento differente. Questo è il suo modo di comportarsi, e, cioè, penso che per un club avere un allenatore che si comporta così sia una bella garanzia, perché se va in conferenza stampa a Conte o va a Mourinho tu non sai mai come ne esci, o Sarri non sai mai come ne esci, con quale, o Gasperini, con quale caos puoi uscire. Se vai Inzaghi, sai che comunque vada ne esci sereno, per cui penso che per una società comunque non sia un vantaggio da poco, no? Allora, se noi dovessimo dire che l'Inter deve temere qualcuno, chi deve temere o che cosa deve temere in questo suo avvicinarsi alla fine del campionato? Secondo me l'Inter deve temere solo se stessa. Perché se è vero che ha cambiato mentalità, e credo che questo ultimo mese e mezzo lo abbia dimostrato, perché anche sul 4-0 col Cagliari erano lì che attaccavano ancora, no? Okay. A testa bassa. Deve temere solo se stessa, secondo me devono vivere alla giornata, partita dopo partita, senza pensare se dietro arriva il Milan, arriva il Napoli, arriva la Juventus, cioè non devono pensare a questa cosa qui, devono guardare avanti e mai voltarsi, secondo me. E tra le avversarie, allora abbiamo detto, il Milan ha avuto tutti questi infortuni e ha perso punti, il Napoli ha anche avuto un sacco di infortuni e ha perso punti. Napoli ha avuto tra Milan e Napoli, qual è stata la squadra che ha saputo reagire meglio alla situazione di infortuni, secondo te? No, guarda, io credevo molto all'Atalanta. Queste due partite hanno disintegrato il mio pronostico. Perché io era pure il mio, se devo essere pensavo sincero. Pensavo che l'Atalanta quest'anno lottasse fino alla fine per lo scudetto, ora ho molti più dubbi, perché oggettivamente poi l'infortunio di Zapata è inquietante, perché è un giocatore decisivo. Io credo che in questo momento ti direi che l'unica squadra che mi sembra in grado di tenere il passo dell'Inter e di impensierirla, io penso che sia il Napoli. Perché il Napoli rispetto al Milan ha più alternative. Cioè il Napoli nelle difficoltà, il Napoli ha avuto delle assenze pazzesche. Io ci aggiungo anche un allenatore di una certa esperienza che ha sempre fatto qualcosina in più del valore della propria squadra. Sempre non lo so, credo che l'allenatore a 60 anni quasi, Spalletti non so se ne ha 58-62, insomma, però credo che forse a 60 anni si può anche maturare, forse lui l'ultimo step di maturazione nelle relazioni anche con l'esterno l'ha compiuto adesso, e quindi anche quello è un arricchimento. Tu sai che Spalletti io non lo amo molto, neanche io. Dopo che mi ha venduto per andare a prendere Nainggolan un certo Zaniolo, lui è ausilio. Beh, quello però dipende pure molto dalla società. Ha avallato. Però Zaniolo lo hanno venduto tutti. Allora, sì, ci dobbiamo salutare, siamo arrivati al termine della trasmissione.